Ciao a tutti, sono la madre dei draghi e benvenuti in questo mio nuovo video. Qualche giorno fa sono stati messi online due trailer. Questi trailer però non sono altro che il trailer che è uscito un mese fa, il trailer ufficiale dell'ottava stagione di Game of Thrones, con delle scene aggiuntive. Quindi di fatto hanno ripreso il trailer ufficiale, l'hanno un po' smontato e hanno aggiunto delle scene che non erano presenti in quel momento. Molti di voi mi hanno chiesto quindi di analizzare queste scene in più che sono state aggiunte al trailer ufficiale, perciò eccomi qua. Tra l'altro sul canale ufficiale YouTube della HBO questi due trailer compaiono come separati e ognuno di loro ha un titolo diverso. Il primo si chiama Together e il secondo si chiama Survival, ovvero insieme e sopravvivenza. Ma oggi non vi parlerò solamente delle scene aggiunte al trailer ufficiale, ma cercherò di spiegarvi scena per scena anche il teaser trailer che è uscito pochi giorni fa e che è ambientato a grande inverno e vede gli oggetti che sono legati ai protagonisti semisommersi dalla neve in una grande inverno spettrale e completamente abbandonata. Ma non solo, qualche giorno fa, il 3 aprile, si è tenuta la premiere dell'ottava stagione. Erano presenti tutti gli attori del cast, tra cui anche vecchie conoscenze come Mark Eddie che interpretava Robert Baratheon o il nostro Sean Bean che interpretava Ned Stark, ma dobbiamo ringraziare la nostra cara Melisandre, ovvero Caris Van Houten, spero di averlo pronunciato giusto anche se ho qualche dubbio, che ha ripreso con il suo Instagram i primi secondi della nuova sigla. Caricandola appunto su Instagram ha fatto un grandissimo favore a tutti i curiosi di capire se anche quest'anno la sigla seguirà gli eventi che si verificheranno durante le puntate. Quindi in questo caso, attenzione spoiler, io vi avviso. Ma cominciamo con l'analisi delle scene aggiunte del trailer ufficiale. Le scene aggiunte o sostanzialmente modificate di fatto sono 5. Vi avviso che andrò in ordine sparso. La prima scena che salta agli occhi è la scena in cui Tyrion è presente a Grande Inverno e dietro di lui si vedono Sansa e Daenerys e Tyrion dice una cosa molto importante, ovvero che è arrivato il momento di combattere insieme, altrimenti moriranno tutti. Cosa credo che stia succedendo in questa scena? Dopo l'arrivo di Daenerys insieme al suo contingente composto da Immacolati e insieme a Tyrion, a Varys e a Jon a cavallo, è stato detto più volte che l'arrivo di Daenerys a Grande Inverno ricalcherà un pochino l'arrivo di Robert Baratheon nella prima puntata della prima stagione. Come detto negli altri video, penso che ci saranno degli screzi iniziali fra Daenerys e Sansa, più che altro perché Sansa chiaramente avrà il timore che Daenerys possa arrivare e portarle via la propria casa e anche il controllo su di essa. Credo però che questa scena ci farà capire come in realtà Tyrion stia cercando di convincere i Lord del Nord a fare causa comune e quindi a non preoccuparsi del fatto che Daenerys è lì. Daenerys è lì non per conquistare il Nord, non per dominarlo, ma per aiutarlo. Proprio per questo lei accetta in realtà di non andare ad Orso di Drago fino a Grande Inverno, ma di andare per nave insieme a Jon e poi da Porto Bianco arrivare a Grande Inverno a cavallo, così come poi abbiamo visto di fatto nella scena del trailer ufficiale. Daenerys vuole quindi dimostrare ai Lord del Nord che non vuole portar via la loro casa, quanto piuttosto ha visto il Re della Notte, ha visto l'esercito del Re della Notte, ha visto che cosa è in grado di fare e quindi desidera dare il proprio aiuto. Penso che sicuramente all'inizio cercheranno un po' di osteggiarla, non credo che gli Amber, i Karstark e i Mormont, tra cui Lyanna Mormont, saranno ben felici di vederla lì, ma credo anche che persino Sansa si convincerà della buona fede di Daenerys, probabilmente grazie anche alle parole di Tyrion, e Tyrion in questo momento sta proprio cercando di far capire a tutti che in questo momento, nel momento in cui la Grande Guerra sta arrivando ed è alle porte, è bene essere uniti, altrimenti il destino che spetta loro è la morte. C'è una scena poi che è piuttosto strana. Ci sono Daenerys e Jon davanti a una parete che è illuminata dal basso. Questa parete è una parete di roccia. Daenerys è rivolta di schiena mentre Jon è di profilo. Ora, c'è stato un utente che su Reddit ha postato una gif animata che mostra come quella parete in realtà probabilmente è la parete del camino di Roccia del Drago. Ora, se seguiamo ipoteticamente la storia e la strada che faranno i nostri personaggi, al momento i nostri, chiamiamoli così, sono al nord, sono a Grande Inverno. Sappiamo che Jon e Daenerys a un certo punto compiranno un viaggio, probabilmente oltre la barriera, così come ho ipotizzato
nella mia reaction del trailer ufficiale, per andare a distruggere qualcosa legato al Re della Notte e tutti gli altri personaggi si ritroveranno a Grande Inverno. Quindi, com'è possibile che a un certo punto Jon e Daenerys tornino a Roccia del Drago? Non credo che da Nord poi tornino a Roccia del Drago, vista la minaccia incombente del Re della Notte e degli estranei. Di conseguenza, l'idea che mi sono fatta, purtroppo, è che, attenzione spoiler, io ve lo dico perché non si sa mai, Daenerys e Jon si troveranno lì in seguito al fatto che Grande Inverno potrebbe cadere. Grande Inverno cadrà di sicuro, anche perché non possiamo pensare e sperare che la Grande Guerra venga combattuta per 6 puntate solamente al nord. Durante le riprese dell'ottava stagione, infatti, erano uscite delle foto spoiler in cui si vedeva Grande Inverno bruciare. Nel momento in cui Grande Inverno brucia, ecco, mi viene da pensare che in realtà i personaggi a un certo punto dovranno scappare, e penso che lo faranno probabilmente dalle cripte, e che da lì dovranno dirigersi da qualche parte. All'inizio un luogo in cui sarebbero potuti scappare pensavo potesse essere la Valle di Arryn. In fondo Robin Arryn è lì, è il cugino di Sansa, di Arya e di Jon. E quindi perché non dare aiuto alla propria famiglia? Pensandoci un attimo, la Valle di Arryn non è molto comoda per ripararsi, o meglio, lo sarebbe se ci fosse un numero esiguo di persone a nascondersi, mentre invece noi sappiamo benissimo che oltre a tutto l'esercito della valle, che è al nord, più gli uomini di Jon, più gli Immacolati e i Dothraki, beh, è un po' difficile che tutti loro, facciamo un conto di almeno 50.000 persone, riescano a salvarsi inerpicando fino a Nido dell'Aquila, anche perché Nido dell'Aquila è molto difficile da raggiungere. Fra le varie fortezze di proprietà delle casate dei Sette Regni, Nido dell'Aquila è proprio la più piccola. Nei libri questa costruzione consiste in 7 torri bianche che possono al massimo ospitare fino a 500 persone. Un numero troppo esiguo, un numero troppo esiguo per poter ospitare Daenerys, Jon, Tyrion e tutti gli altri. Quindi dove potrebbero dirigersi Jon, Daenerys e gli altri? Potrebbero dirigersi a Roccia del Drago? Potrebbe essere molto comodo, visto che comunque Roccia del Drago è un'isola e sappiamo che i non morti non sanno nuotare. Ma c'è anche da dire un'altra cosa: Roccia del Drago è molto vicina ad Approdo del Re e penso che probabilmente i nostri cercheranno di mettere in salvo a Roccia del Drago quante più persone riusciranno a nascondere o a salvare, e saranno persone che probabilmente non sono abili in combattimento, per poi dirigersi ad Approdo del Re, anche perché credo che lo scopo finale del Night King sia quello di arrivare ad Approdo del Re e far entrare nelle file del suo esercito il numero più alto di persone possibili. Sappiamo anche, grazie a Tyrion nella 7ª stagione, che appunto ad Approdo del Re sono presenti almeno 1 milione di persone. Sempre riguardante le scene extra che hanno aggiunto, vorrei anche parlare di quella in cui c'è Jon davanti all'albero diga e alle sue spalle compare Arya. Non so se quello sarà il loro primo incontro oppure no, però sta di fatto che tutti noi, scommetto, stiamo aspettando con grande ansia il momento in cui Jon e Arya si ritroveranno finalmente, anche perché non si vedono dalla 1ª stagione. I due ne hanno passate diverse e, se vi ricordate, l'unico oggetto che Arya tiene con sé per ricordarsi chi è, per ricordarsi da dove arriva nel momento in cui va ad allenarsi con gli uomini senza volto a Braavos, è proprio Ago, la spada che le ha regalato Jon Snow e che è stata forgiata a Grande Inverno. C'è un'altra scena molto interessante, che è la scena che abbiamo già visto nel trailer, in cui c'è il mastino che pare visibilmente sconvolto e sudato, dietro di lui è presente del fuoco, ma questa volta la scena ha un'aggiunta particolare, che è quella di un Beric Dondarrion che sembra incitarlo a fare qualcosa, a compiere un gesto, e accende la sua spada proprio perché sembra essere una situazione di estremo pericolo. Non è ben chiaro dove si trovino, potrebbero essere ovunque, ma non vedo l'ora di capire questa scena dov'è collocata nella storyline, perché sono sicura che comunque il mastino avrà grandi imprese da compiere. Ultima ma non ultima, la scena più interessante a mio parere è quella in cui vediamo Varys, Tyrion e Ser Davos che sono sui camminamenti di Grande Inverno, guardano verso l'alto e vedono i due draghi volare. Ora, nel trailer ufficiale uscito un mese fa, vediamo
vediamo che Arya e Sansa guardano verso l'alto e vedono questi draghi che volano sopra Grande Inverno. Le scene precedenti invece mostrano come Jon e Daenerys siano a cavallo. La mia domanda a questo punto è: hanno montato le scene del trailer per farci credere che Jon e Daenerys stiano arrivando a cavallo con il loro contingente, mentre i draghi ovviamente arrivano volando e causano stupore nella popolazione di Grande Inverno con Sansa e Arya che guardano verso l'alto? Mi è venuto un dubbio però, perché a questo giro si vede l'inquadratura che mostra Rhaegal, o almeno a me sembrava Rhaegal in quanto il colore era leggermente diverso rispetto a Drogon, che sorvola Grande Inverno, e non vorrei che in realtà quelle scene significassero una cosa, ovvero che Jon cavalcherà Rhaegal e quelle scene saranno quelle successive, ed è anche di un bel po', all'arrivo di Jon e Daenerys a Grande Inverno, per cui in realtà loro saranno di ritorno da questa magari missione che hanno oltre la barriera, che penso possa effettivamente verificarsi, se vogliono andare a cercare qualcosa di più che sia legato alla nascita del Night King. E quindi mi sono chiesta, non è che magari Sansa e Arya sono così stupite più per il fatto di vedere Jon cavalcare un drago che per il fatto di vedere i draghi stessi? Coloro che hanno montato questo trailer potrebbero aver un po' giocato con lo spettatore e quindi è divertente anche cercare di capire come andranno effettivamente le cose. Come ormai praticamente tutti sospettano, durante le scene del trailer, quelle in cui vediamo i draghi volare sopra distese di neve bianca, praticamente è quasi certo che la figura di Jon sia stata eliminata a computer per evitare lo spoiler nel trailer. Ma come dicevo prima, tornando al discorso su Tyrion, Ser Davos e Varys, se loro sono già arrivati a Grande Inverno e sono già lì, perché alzare lo sguardo verso dei draghi? In fondo loro i draghi li hanno già visti, sono già abituati. Quindi come mai lo sguardo sorpreso di Varys? Probabilmente perché su uno dei due draghi c'è una persona che forse non ci dovrebbe essere. Appunto, Jon. In ogni caso sono molto curiosa di capire come vorranno gestire la cosa e quindi non vedo l'ora che la serie TV cominci. Passiamo ora al teaser su Grande Inverno. In questo teaser, uscito qualche giorno fa, viene mostrato una Grande Inverno completamente innevata e deserta e vengono mostrati degli oggetti che sono legati ai personaggi principali. Questi oggetti sono abbandonati a loro stessi nella neve in una scena, in un'atmosfera piuttosto inquietante, con la sagoma del Night King che si intravede alla fine del teaser al di fuori delle porte di Grande Inverno. Molti di voi si sono preoccupati dicendo oddio, moriranno tutti, oddio, che cosa sta succedendo, che cosa ci vogliono mostrare. La mia opinione in questo caso è che questo teaser ricalchi semplicemente le orme del teaser sulle cripte di Grande Inverno, ovvero sono scene che noi non vedremo nella serie TV, ma è un teaser che è stato creato appositamente per creare suspense, per creare hype e per far venire un po' di strizza a tutti noi. Quello che penso è che in realtà vogliano semplicemente dirci che nessuno è al sicuro, che tutti rischieranno di morire in modo equo. Come sappiamo, Game of Thrones non ha mai fatto distinzione tra buoni e cattivi, ha fatto morire i buoni all'inizio, ha fatto morire anche i cattivi. Di conseguenza nessuno è escluso, nessuno si salva ed è proprio questo il bello di Game of Thrones, che fino a questo momento non è mai stato scontato. In fin dei conti ci hanno ucciso Ned Stark nella prima stagione, ci hanno ucciso Khal Drogo, hanno ucciso Robb Stark, le Nozze Rosse ci hanno traumatizzato a vita, ci ricorderemo tutta la vita di Oberyn Martell e dei suoi occhi spiaccicati. Ma ci ricorderemo anche della faccia congestionata di Joffrey e di Ramsay Bolton che verrà sbranato dai suoi stessi cani. Grazie Sansa. Ma detto questo, analizziamo il teaser un po' più in profondità. Vediamo innanzitutto lo stendardo di Grande Inverno degli Stark che svolazza al vento, stropicciato e strappato. Vediamo poi delle frecce. Credo che quelle frecce simboleggino Gendry, anche perché, come detto anche nel video su chi ucciderà il Night King, per me Gendry non è un semplice fabbro, ma sarà colui che aiuterà i nostri a prepararsi per la Grande Guerra forgiando delle punte di freccia molto particolari, probabilmente in ossidiana, e quindi credo che piuttosto che far vedere il suo martellone abbiano deciso di mostrare queste punte di freccia. Viene inquadrato a un certo punto anche il lupo che sta a guardia delle cripte, il lupo di pietra che sta a guardia delle cripte di Grande Inverno, viene inquadrata la spilla di Tyrion, di Primo Cavaliere, vengono inquadrati i camminamenti di Grande Inverno rovinati, rotti, disastrati, la piuma che vola. La piuma che viene mostrata credo che significhi Sansa, che sia una metafora per Sansa. Come vi ricorderete,
Quella piuma è stata portata da Robert Baratheon nella puntata 1x1, è stata messa in mano alla statua di Lyanna, ma nella puntata 5x04 in realtà Sansa e Peter Baelish sono nelle cripte di Grande Inverno e Sansa si porta via quella piuma, quindi non è possibile che si trovi ancora nelle cripte. Questa dimostrazione che il teaser sulle cripte di fatto fosse solamente una clip di anticipazione e di creazione della suspense, quanto piuttosto una clip che volesse mostrare dei fatti che accadranno sul serio. Ahimè, viene mostrata anche la sedia a rotelle di Bran completamente distrutta. Viene mostrata la mano di Jaime, il guanto di Jaime, e non vorrei dire, ma sembra che ci sia dentro anche un pezzo di osso, la catena di Daenerys Targaryen e il lungo artiglio, la spada di Jon Snow, che peraltro non è spezzata come magari molti potrebbero pensare, ma semplicemente è infilata nella neve. Piccolo dettaglio, c'è del sangue sulla neve e quindi la spada di fatto è una spada insanguinata. Vorrei farvi notare una cosa molto molto particolare. Guardiamo bene la mano di Jaime, il guanto d'oro di Jaime. C'è qualcosa di particolare, c'è qualcosa che non torna. Cos'è? Se ingrandiamo molto bene l'immagine, vedremo che sulla protesi d'oro di Jaime ci sono delle spirali. E chi è che si diverte a disegnare spirali oltre la barriera? Quei gran simpaticoni degli estranei, che come diceva Mance Rayder, sono sempre dei grandissimi artisti. Questa è un'altra cosa che mi interessa molto e mi incuriosisce molto. Il fatto che gli estranei si portino dietro questi simboli. Questa è una cosa che mi incuriosisce molto, ovvero tutti i simboli che gli estranei si portano dietro da 8 stagioni. Sono infatti molto curiosa di capire che cosa significheranno. Sempre riguardante i simboli lasciati dagli estranei, ho notato anche un'altra cosa che però non so effettivamente se è stata messa lì apposta o se è stata messa lì per puro caso. C'è un vestito di Daenerys nella 4ª stagione che, se lo zoomate, presenta un pattern molto strano, ovvero un pattern a spirale. A spirale come le spirali degli estranei. Questa cosa non so se me la sono sognata, se effettivamente i produttori l'hanno inserita apposta perché lo spettatore se ne accorgesse, oppure non verrà mai spiegata. In ogni caso a me è sembrata un pochino strana. Poi magari ditemi voi, magari sto esagerando, per carità, non sono infallibile. Quindi ditemi la vostra e ditemi se secondo voi potrebbe essere qualcosa che effettivamente è stato messo lì apposta oppure no. Ritornando al discorso comunque riguardante il teaser su Grande Inverno, sono anche 8 stagioni che continuano a ripeterci una cosa, ovvero Valar Morghulis. Tutti gli uomini devono morire. Tutti gli uomini possono morire. Questo è il vero significato di questi teaser e anche del poster che è uscito, quello con tutti i cadaveri nella neve a forma di trono. C'è da dire che il vero colpo di scena sarebbe se in realtà il Re della Notte, il Night King, dovesse vincere questa grande guerra, anche se onestamente mi spiace per lui, ma non penso che accadrà. Però c'è anche da dire un'altra cosa. Come diceva il buon Barbascura nella live di qualche giorno fa insieme a Lillette al Trono del Muori, effettivamente la figura del Re della Notte è stata poco caratterizzata. Noi lo vediamo solo a partire dalla 4ª stagione, nel momento in cui un estraneo gli porta un bambino da trasformare, e poi lo vedremo nella 5ª, quando si trova ad Aspra di Mora e ci sarà questo faccia a faccia con Jon Snow. Ecco, effettivamente il Night King non parla, non ci viene spiegato chi era prima della trasformazione. Noi vediamo dalle visioni di Bran chi poteva essere quest'uomo. Non è mai stato il Night King, ma lo è diventato, e lo è diventato a causa dei Figli della Foresta. Quindi io sono molto curiosa per questa 8ª stagione e spero che le visioni di Bran ci possano far capire meglio cosa è successo in passato, quali sono stati i motivi, i veri motivi per cui è stato trasformato, per cui è stato scelto lui, e qual è il suo vero movente. Anche se una piccola spiegazione ho cercato di darla sia nel video dedicato al Night King stesso e agli estranei e nel mega riassuntone pre-8ª stagione. Per di più, Maisie Williams e Sophie Turner, ovvero Arya Stark e Sansa Stark, in questi giorni hanno rilasciato un'intervista in cui le due hanno ammesso che secondo loro il Night King ha compiuto un percorso molto interessante ed è stato il personaggio che forse le ha colpite di più come livello narrativo. Se volete leggere la loro intervista, vi lascio qui in descrizione il link, ma in sostanza il succo del discorso è questo. Ovvero Maisie Williams suggerisce che la figura del Night King sarà importante e rilevante ai fini dell'intera storia e che sarà di fatto il fulcro della storia stessa. A
questo punto diventerà anche molto interessante capire come gestiranno questa differenza che si è creata fra libri e serie TV, ma questo lo sapremo solamente nel momento in cui Zio Martin deciderà di pubblicare finalmente Winds of Winter. Personalmente credo che Winds of Winter potrebbe uscire nell'autunno di quest'anno, anche perché se è stato furbo sicuramente ha stretto un accordo con la HBO di non sovrapporre le due opere, ovvero la serie TV e i libri, in modo tale che ogni opera potesse avere tutta l'attenzione del pubblico. In questo caso, infatti, evitando che le due opere potessero sovrapporsi, si eviterà così anche il fatto che l'una possa fagocitare l'altra e quindi possa portare via l'attenzione alla sua controparte. Sempre riguardo ai poster promozionali, quali anche il Drago Trono dell'ottava stagione e il trono di cadaveri sparsi nella neve, c'è un video di Freaky Doctor. Freaky Doctor, per chi non lo sapesse, è un uomo sulla quarantina, cinquantina, spagnolo, che spesso teorizza su Game of Thrones. Il problema è che pare che lui abbia delle fonti all'interno della HBO e infatti il suo più recente video, quello in cui li cava completamente il primo episodio, è stato eliminato dal web. Per carità, ognuno ha il suo modo di fare, a me non piace che vengano leakati gli episodi, anche perché vorrei avere l'emozione di poter vedere che cosa succede nel momento stesso in cui guardo la puntata. Tutti questi spoiler infatti rischiano di correre a destra e a sinistra per il web e quindi ti potrebbero capitare sotto gli occhi anche non volendo. Per farla breve, nel video in cui Freaky Doctor spiega come secondo lui finirà Game of Thrones, dice semplicemente che questi poster sono una metafora di ciò che accadrà durante l'ultima stagione del Trono di Spade e che in realtà il fatto che tutti possano morire sia la cosa più importante. In sostanza, secondo lui, tutta la promozione for the Throne è ingannevole, visto che poi comunque il focus di questa ultima stagione sarà un altro, ovvero quello di vincere la Grande Guerra. In conclusione, quello che vi posso dire io riguardo a ciò che pensa Freaky Doctor sul fatto che questi poster e tutto ciò che ha a che fare con l'hashtag For the Throne sia effettivamente fuorviante rispetto a ciò che dovrà succedere realmente e al vero interesse poi dei personaggi all'interno della narrazione, ecco, possiamo assimilare tutta la parte di teasing, di poster, di clip, tutto riguardante For the Throne a un MacGuffin. Che cos'è un MacGuffin? Ecco, il MacGuffin è un termine che è stato coniato dal regista Alfred Hitchcock. In sostanza, che cos'è? È un qualcosa che all'interno di un film ha un'importanza cruciale per i personaggi, attorno al quale praticamente si crea enfasi e si svolge tutta l'azione, ma che poi di fatto, alla fine dei conti, non possiede un grandissimo significato per lo spettatore. Ecco, possiamo paragonare tutta la ricerca della conquista del Trono di Spade a un enorme MacGuffin. Noi di fatto vediamo per 6-7 stagioni tutti i personaggi che cercano di affannarsi per conquistare il Trono di Spade, che cercano di rimanere al potere, quindi la guerra sembra una guerra politica, sembra una guerra fra casate più che una guerra fra vivi e morti, mentre invece la parte di trama più importante per tutti i nostri personaggi sarà di fatto quella che li porterà ad allearsi tutti insieme nella Grande Guerra per cercare di sconfiggere il Night King e gli estranei. Forse anche per questo che molti degli spettatori, molti di noi, hanno pensato che fosse un pochino strano che effettivamente con la Grande Guerra alle porte la HBO abbia deciso di mandare online delle clip con i singoli personaggi e un piccolo recap della loro storia durante tutte le stagioni e la scritta hashtag For the Throne, anche perché giustamente uno dice: ma come, sta per arrivare la Grande Guerra, il Night King e gli estranei stanno per arrivargli addosso e i personaggi pensano al trono? È un po' difficile da credere, è un po' difficile da credere plausibile. Ed effettivamente forse una motivazione c'è, forse volevano semplicemente distrarre lo spettatore. Per arrivare all'argomento ultimo, ovvero quello degli spezzoni della sigla di Game of Thrones, sono riuscita a recuperarvi due spezzoni che stanno ormai girando nel web, quindi se non volete spoiler ovviamente fate attenzione a ciò che sto per dire. Il primo sono pochissimi secondi che sono stati messi online da Cary Swanhoten, ovvero Melisandre, che era presente alla premiere, in cui si vede chiaramente che la barriera, una volta crollata dalla parte del forte orientale, presenta una specie di percorso azzurro che è l'esercito dei morti e il primo castello che trova, che si trova ad affrontare, che si trova a incontrare, è Last Hearth, ovvero Ultimo Focolare.
seggio di casa Amber. Ma del resto, persino Jon Snow nella settima stagione, all'inizio, aveva avvisato casa Amber che una volta che i morti fossero riusciti ad abbattere la barriera e fossero riusciti a passare oltre, le prime casate ad essere distrutte sarebbero state quelle più vicine alla barriera. Effettivamente, se guardiamo la mappa, Grande Inverno si trova un po' più in basso. Quello che credo che accadrà è che il Night King, per cercare di ingrossare ancora di più le file del proprio esercito, cercherà di distruggere tutte le casate che ci sono a nord per poter arrivare quindi a Grande Inverno e arrivare sempre più in basso nel continente occidentale in forze sempre maggiori. La seconda clip, sempre riguardante la sigla, è invece dedicata al fatto che la telecamera, chiamiamola così, entrerà nei meccanismi della Fortezza Rossa e quindi è chiaro come l'azione si svolgerà in modo duplice in questa ottava stagione. Si svolgerà a nord, quindi le imprese di Jon, Daenerys, Tyrion, Jaime e tutti gli altri che sono appunto a nord per cercare di arginare il Night King e il suo esercito, ma si svolgerà anche a sud, quindi vedremo moltissimo la Fortezza Rossa, vedremo moltissimo Cersei e quello che Cersei cercherà di architettare nei confronti dell'esercito del nord. Game of Thrones stagione 8 sta per iniziare, quindi dire che sono emozionata è dire poco. Spero che vorrete tenermi compagnia durante le video reaction che cercherò di far uscire o il martedì sera o il mercoledì sera. Perciò ormai non ci resta che aspettare. Game of Thrones sta per cominciare, ci vediamo presto con la prima video reaction, quindi grazie a tutti e Dracarys!